Upskilling, reskilling, formazione, smart working in posti meravigliosi. Questa è un po' la voce del cambiamento. I dati, data lake, data mesh, come stanno influenzando le aziende e come l'open source sta diventando importante. Ed infine, come un'azienda può oggi diventare molto internazionale e andare magari sul mercato cinese, asiatico piuttosto facilmente con grandissimi risultati. Questi sono i temi della 31ª puntata del Late Tech Show. Ciao e benvenuti alla 31ª puntata di questa terza stagione del Late Tech Show. Come sempre, insomma, vi ringrazio perché sono tanti gli ascolti, soprattutto in podcast, ma stanno anche tornando molto gli ascolti sulle varie piattaforme all'interno, insomma, nel live. E quindi questa è una cosa molto interessante che mi ha fatto molto piacere. Questa prima parte la faccio live e quindi, insomma, troverete che, insomma, non sono proprio perfetto, ma va bene così. Vi ricordo che il Late Tech Show lo trovate in edizione televisiva su alcuni canali in giro per l'Italia. È ovviamente una versione più corta, è stata tagliata di alcune parti, ci sono un pochino più di parti consumer, mentre la trovate su tutti i social, ovviamente su YouTube e sui podcast in questa edizione che state vedendo in questo momento o che state ascoltando in questo momento. Vi segnalo anche che c'è un altro podcast che è Vita d'Ufficio, che curo sempre io, che prende il meglio degli smart break, che sono quelle pause alle 11 del mattino tutti i giorni, più o meno tutti i giorni, perché poi non riesco a farla tutti i giorni, in cui parlo dei temi d'ufficio. Ultimo argomento di cui vorrei parlare è che il 15 giugno faccio un evento con una serie di aziende che racconteranno il metaverso in chiave business. Quindi vi invito a partecipare. Il biglietto ha un costo, è solo online, però se mettete nel coupon Late Tech Show potrete entrare gratuitamente, quindi, insomma, vi invito caldamente a farlo. Sarà un incontro in cui si parla proprio di e si cercherà di spiegare quali sono le opportunità che nascono col metaverso. Adesso basta chiacchiere e partiamo con la puntata. Sono qui con Alessandro Braga di Talent Garden per un motivo molto semplice. Intanto, cominciare, ogni tanto mi piace parlare di Talent Garden, un'azienda che continua trasformazione. Ogni volta che, insomma, entro in contatto con loro trovo qualcosa di diverso, quindi sono qui per farmelo raccontare da Alessandro. Quindi grazie e benvenuto. E se dovessimo partire da quello che state facendo, cosa state vedendo? Ma sì, sai, alla fine come Talent Garden dobbiamo sempre unire le nostre anime, no? Di spazio e educazione. Ormai negli ultimi anni ci stiamo focalizzando tantissimo sullo scopo educativo che entrambe queste dimensioni devono coprire, e in uno scenario internazionale dove alla fine il reskilling e l'upskilling, quindi il cambio di conoscenze o l'incremento di conoscenze, porterà milioni di lavoratori a dover cambiare il loro percorso in maniera significativa o graduale, crediamo come Talent Garden di avere un ruolo unico, perché siamo in un certo senso il posto, credo uno dei pochi posti sicuramente in Europa, dove c'è sia il know-how, quindi sappiamo fare le cose, lo sappiamo fare grazie ai member che abitano i nostri spazi e ai nostri docenti, ma c'è anche il know-where, cioè abbiamo la conoscenza di un network europeo di persone che sanno fare le cose e sanno insegnarle oggi in questo momento. Quindi il nostro ruolo è proprio quello di orchestrare il valore che sta all'interno di questo ecosistema e creare le condizioni perché le persone che entrano in contatto con noi migliorino in queste due dimensioni: skill, capacità, cose che sai, e network, persone che conosci. Ma come sai, Alessandro, io vi seguo da tanto tempo, no? Quindi ho visto una crescita progressiva incredibile, no? Cioè, davvero, nessuno si sarebbe mai immaginato, no, di arrivare a questo punto, no? E oltretutto c'è una spinta verso l'internazionalizzazione, come ci hai raccontato, molto spinta perché c'è un cambiamento in corso, no? Che non è un cambiamento solo nel nostro paese, ma un cambiamento diffuso in tutta Europa, quasi tutto il mondo, no? Come stanno reagendo le aziende? Vedi delle cose a macchia di leopardo, stanno muovendosi tutte più o meno insieme? Ma sai, le aziende hanno il grande tema oggi di trovarsi nella condizione da
quasi fornitori di lavoro a recruiter che devono attrarre migliori talenti per poter cambiare l'azienda stessa nella quale lavoreranno. E quindi è cambiata un po' la simmetria del mercato del lavoro. Ci sono aziende che sono rimaste assolutamente al passo con i tempi e che oggi stanno facendo un grande cambiamento semplicemente aggiornando le competenze del loro team e inserendole maggiormente, come dicevamo, all'interno di questi ecosistemi. Sono tipicamente le aziende che hanno avuto un pensiero aperto negli ultimi anni, che si sono connesse, che hanno lavorato su progetti di open innovation, e ci sono invece aziende che si stanno ancora di più chiudendo e applicando policy secondo noi incompatibili che, con le quali veniamo in contatto. Ad esempio, se, racconto sempre questo aneddoto con quando invitiamo persone nei nostri diciamo, nel nostro site di Creative Harbor, quindi una delle aziende in cui lavoriamo, nella quale abbiamo investito, che fa settimane di smart working e di formazione, c'è gente che ci dice: sì, ma ho bisogno di avere lo sfondo bianco dietro perché il mio capo deve pensare che sia a casa invece che essere a Fuerteventura. È chiaro che in questo contesto ci sarà, diciamo, il modo in cui le aziende si comporteranno nei prossimi anni determinerà la loro esistenza sul mercato. Ci saranno quelli che sapranno attrarre i lavoratori migliori e creare le condizioni per il cambiamento e migliorare anche quello che già hanno in casa, e ci saranno quelli che cercheranno di trincerarsi dietro delle professioni e degli skill che non esistono più e difficilmente supereranno, secondo il nostro punto di vista, i prossimi anni. Hai già accennato al fatto che insomma avete fatto delle acquisizioni tra cui insomma portare in spazi meravigliosi però degli smart working, quindi in realtà si lavora e ci mancherebbe altro, però si può anche lavorare in posti belli, no? Questo certo. È un passaggio culturale che, almeno quando ho letto la vostra acquisizione, mi aveva un po' sorpreso, no? Perché da italiani sarebbe quasi l'ultimo passo, invece voi l'avete fatto con decisione. Sì, abbiamo fatto esattamente un annetto e mezzo fa, lavorando con questi ragazzi di cui uno è parte del team Talent Garden, Matteo, che lavora proprio nel team insieme a me in questo momento, e facendo i clienti zero, cioè provando a mandare persone del team Talent Garden a vivere questa esperienza, cercando di capire cosa sarebbe successo e come avrebbero reagito le aziende, i nostri clienti, a vedere gente che faceva formazione di programmi aziendali da Fuerteventura, da Tenerife, dall'Algarve. E come sai, noi stiamo esplorando da molto tempo due ambiti: l'educazione e tutto quello che è il co-asterisco, tra cui anche il co-living, e quindi l'integrazione con i ragazzi di Creative Harbor come con quelli di Hyper Island è stata naturale. Cioè, da un lato abbiamo acquisito da dicembre dell'anno scorso un'azienda leader in Europa per la formazione, che quindi ci porta contenuti, skill, catalogo, studenti e tutto il resto, e dall'altra parte abbiamo aiutato a crescere una piccola startup, perché oggi si tratta di una piccola startup di poche persone che però sperimenta dei nuovi modi di lavorare. Quindi un consolidamento da un lato con Hyper Island e un esperimento totalmente diverso dall'altro con Creative Harbor. Beh, però voglio dire, è vero che sono startup, è vero che sono esperimenti, però voi vivete di esperimenti, no? Sì. Quindi, cioè, vi nutrite di esperimenti perché li andate proprio a cercare, sì, sì. No? Detto questo, è proprio un'apertura culturale, no? Che dobbiamo andare a cercare, no? Però è quello che voi avete sempre raccontato, cioè un'apertura verso un nuovo mondo, verso nuovi modelli, verso nuove operatività. Sì, sì, guarda, quando facevamo solo co-working ci dicevano che le aziende competitor non avrebbero lavorato vicino una all'altra. Invece sono nate delle bellissime sinergie, sono nate delle acquisizioni, sono nati dei rapporti meravigliosi a volte tra competitor che oggi collaborano o lavorano insieme sul mercato. Quando abbiamo iniziato a fare formazione ci ha sempre detto tutti che le business school o altre aziende l'avrebbero fatto in maniera diversa, e noi abbiamo fatto una scuola che non rilascia crediti formativi ma che forma più di 2000 persone all'anno solo in Italia. Adesso ci diranno che la gente non lavora dappertutto, anche negli spazi, e noi gli faremo vedere che questa cosa può succedere come oramai facciamo da anni, sempre con il nostro approccio, no? Un po' leggero, un po' da, come dicevamo, da sperimentazione, ma serio. Ripeto, i primi che testano questi prodotti siamo noi. Ho avuto la fortuna di essere in un Creative Harbor giusto un paio di mesi fa a Fuerteventura, dove ho formato 10 professionisti per tutta una settimana vivendo insieme a loro. Quindi non vedo grandi
frizioni nel fatto che la mattina ci facessimo i pancake per colazione l'uno con l'altro e un quarto d'ora dopo fossimo lì a parlare di Agile e di trasformazione digitale. Muto. Che poi è quello che accade, mi si spegne, non so perché. Che poi accade così, se ci pensi, è sempre accaduto, no? Quante convention hanno ragionato in questo modo, no? Sì, sì. Quanti corsi di formazione andavi sul lago, andavi al mare, no? Per cui non è che è una cosa straordinaria, è che voi l'avete istituzionalizzata, quindi il passaggio è semplicemente quello. Però è incredibile, no? Come pensiamo che questa sia una novità stravolgente, ma è una realtà consolidata. Assolutamente. Cioè, guarda, il co-working è fortemente ispirato alla Galleria degli Uffizi, dice 500 anni come modo di ragionare, o 300 anni, no? È un prodotto assolutamente vecchio dal punto di vista logico, e dice: metti delle persone che hanno degli interessi comuni e voglia di fare nello stesso posto, e le cose succederanno prima. Tutto quello che riguarda il co-living è cerca di unire persone che condividono gli stessi valori. Il target di Creative Harbor sono i nomadi digitali, cioè quelli il cui lavoro non dipende dalla location. È uno dei requisiti fondamentali per lo smart working, che è flessibile nel tempo e nello spazio, che è uno, ripeto, dei requisiti, e portarli in un bel posto cercando di sviluppare la loro creatività e di farli vivere delle belle esperienze insieme, che diventeranno anche lavorative. Quindi di nuovo è semplicemente il coraggio di battere delle strade un po' per primi, facendolo, come ti dicevo, con la giusta leggerezza, ma in maniera seria, no? E quindi facendo quello che io chiamo il cliente zero, quindi approcciando il meccanismo dicendo: vogliamo provare prima noi degli altri, e poi dicendo: guarda, si può fare, aggiungendo persone che si uniscano a questo movimento e cercando di convincerli, insomma. Allora, l'ultima domanda la faccio un pochino più personale, no? Cioè, insomma, quanto sei cresciuto come manager da quando sei partito con questa esperienza ad oggi? Cioè, al di là ovviamente del networking, che si è espanso a dismisura, no? Proprio come esperienza manageriale, cosa ti porti a casa? Ah, guarda, io completerei e non divido l'esperienza manageriale da quella umana. Chiaro. E ti dico che emotivamente e lavorativamente Talent Garden è un'esperienza difficile da replicare altrove, per tre motivi principali. Io non lavoro con 150 colleghi o 250 adesso che conto dentro i colleghi di Hyper Island, ma lavoro ogni giorno con 4.000 persone diverse. Quindi ho un'esposizione a challenge, vita, rapporti sociali che non esiste in nessun'altra impresa. Il fatto che noi viviamo i nostri spazi insieme agli altri ci espone a questo. Nel mio team, solamente nel team con il quale ho rapporti diretti, ho persone di 28 nazionalità. Sì. E questa cosa per forza che mi ha fatto crescere, ma come persona, come manager, ma come in realtà come collega, che poi come manager oggi vuol dire poco. Preferisco vedermi più come coach di questi ragazzi. E la terza cosa, con un po' di divertimento, di cui io sono il vecchietto del gruppo, 45 anni, sono quello pronto da reskillare, e quindi mi obbliga anche a tenere dei ritmi e a imparare a gestire le mie energie, che non sono più quelle di un ragazzo di 20. Quindi a miscelare due modi di lavorare e due velocità e anche due capacità di reggere lo stress completamente diverse, che sicuramente, guarda, noi diciamo che un anno tag vale 7 anni normali, è un'esperienza manageriale di una vita. E poi mettici come ultimo il fatto che noi in 7 anni ci conosci, siamo cambiati 10 volte, quindi anche forse c'è pure, di più, quindi c'è pure il cambio dell'azienda interna, però è un po' il bello, insomma, non cambierei mai, insomma, da questo punto di vista. Va bene, allora grazie mille davvero, Alessandro, perché è stata sempre una bella chiacchierata, e voltiamo pagina. Qui con Giovanni Farese di Webido per capire un po' che cosa sta facendo l'azienda, no? Sta lavorando molto sull'internazionalizzazione, quindi una serie di cose che proprio vorrei che mi raccontasse lui, per cui partiamo da qui. Benvenuto Giovanni all'Hightech Show e raccontami cosa state facendo. Sì, in effetti abbiamo valutato, soprattutto negli ultimi anni, che c'è un fortissimo trend da parte delle aziende italiane ad esportare i propri prodotti e quindi le eccellenze italiane, il famoso Made in Italy, in tutto il mondo. E qui le tecnologie sicuramente ancora una volta possono dare un contributo, e quindi noi come Webido cerchiamo di accompagnare le aziende in questa sfida, che resta comunque una sfida anche nel 2022, di utilizzare le piattaforme digitali per poter incrementare la percentuale di
di prodotti che vengono esportati in tutto il mondo. In questo, circa 2 anni fa, all'inizio del 2020, abbiamo chiuso un importante partnership con Alibaba.com, che resta oggi a livello internazionale la piattaforma di riferimento B2B per l'export di tutta una serie di categorie, ovviamente, di prodotti. Nel caso specifico, chiaramente i prodotti agroalimentari, quindi le eccellenze italiane del food e anche del vino, restano ovviamente tra i prodotti più richiesti dai buyers di tutto il mondo. E pensate che Alibaba da sola raccoglie oltre 26 milioni di buyers da parte di tutto il mondo, e quindi c'è la possibilità concreta per un'azienda italiana, anche una piccola e media azienda di produzione, di poter entrare in contatto con un cliente business, ad esempio una catena di ristoranti americana, che è interessata ad acquistare una fornitura o più di una fornitura di prodotti. Questo fino a pochi anni fa era inimmaginabile, senza partecipare ad una fiera o senza appunto investire anche una quantità importante in export e quindi in attività anche fieristiche internazionali. E il fatto che si siano contenuti anche gli investimenti che possano essere fatti col digitale inevitabilmente apre le porte a tutta una serie di aziende anche più piccole. Questo ovviamente comporta un interessante approccio da parte di Webidoo, perché come sempre abbiamo cercato di creare delle offerte, dei pacchetti che a 360 gradi accompagnano queste imprese nel percorso, noi lo chiamiamo di digital export, quindi presenza sulla piattaforma di Alibaba.com, ma anche gestione di tutta quella che è l'attività quotidiana e quindi i contatti che arrivano da parte dei buyers e anche la relazione, spesso in lingue diverse, perché appunto possono arrivare contatti da tutto il mondo, rispetto a quella che è appunto l'azienda italiana di riferimento che vuole esportare quel tipo di prodotto. In ultimo, soprattutto l'ultimo anno, ci siamo concentrati anche su quelle che sono grandi aziende e quindi appunto grandi brand italiani. Noi abbiamo aziende come il Caffè Vergnano, comunque come la Doria o ancora l'ultimissimo Mulino Bianco del gruppo Barilla, che appunto hanno deciso di scegliere Webidoo proprio perché, essendoci specializzati in questa attività di digital export, anche le grandi organizzazioni che sono magari più organizzate sull'export tradizionale, quindi quello molto legato anche agli eventi fieristici, hanno trovato in Webidoo il partner giusto per accelerare anche l'export attraverso i canali digitali. Ma l'approccio con i clienti come funziona? Allora, c'è da dire che con molti di questi clienti ormai il nostro approccio è completamente digitale, quindi spesso i clienti ci contattano attraverso il nostro sito web o le nostre campagne di marketing, o tanti dei nostri consulenti contattano i potenziali clienti attraverso i canali di comunicazione online come LinkedIn. Si fa una prima assessment, quindi un'analisi, una chiacchierata in videoconferenza, e si va ad analizzare quelli che sono le eccellenze di questi clienti e anche i mercati potenziali. Qui ancora una volta il digitale viene un aiuto, perché i nostri consulenti sono dotati di una serie di tool che aiutano queste aziende ad individuare anche quelli che sono i mercati più interessanti, quindi dove c'è più domanda rispetto al prodotto che viene appunto realizzato dall'azienda italiana, e quindi a fare anche delle ipotesi di stima di quanti paesi e quali paesi sono più interessanti da approcciare. Dopodiché, nel momento in cui il cliente decide effettivamente di affidarsi a Webidoo, il cliente stesso viene affidato ad una figura molto importante del processo, che si chiama il Webi Export Manager, quindi una figura all'interno della nostra organizzazione, quindi di Webidoo, che è formata su tutte le piattaforme digitali, in particolare su Alibaba.com, e che soprattutto parla fluentemente almeno la lingua inglese, perché ovviamente la maggior parte dei contatti avvengono in lingua inglese, e quindi il Webi Export Manager funge da facilitatore verso quelle che possono essere le richieste che arrivano online e ovviamente l'azienda stessa italiana che noi rappresentiamo. Altra attività fondamentale di questa fase è chiaramente la creazione di una vera e propria vetrina digitale, quindi un po' come si faceva una volta nelle fiere, adesso lo si fa online, quindi più siamo belli a realizzare quello che è un po' la rappresentazione dell'azienda, e quindi qui i contenuti, i video, le informazioni, le certificazioni che le aziende hanno, e più aumentano le probabilità che questa azienda possa essere interessante per dei buyers appunto internazionali. Quindi all'interno del team dei Webi Export ci sono poi gli specialisti di design, gli specialisti in copywriting, che vanno appunto a descrivere nel migliore dei modi i prodotti, a caricarli e anche, diciamo, a dare la giusta veste grafica al negozio stesso, proprio per attrarre maggiormente interesse da parte dei buyers. Allora, abbiamo parlato dell'approccio con i clienti, vorrei un po' capire come si sta trasformando il business. È diventato sempre più consulenziale?
Sì, diciamo che ovviamente la maggior parte dell'attività è proprio un'attività consulenziale, ma questo spiega anche il motivo per cui anche questi grandi brand hanno scelto Webidoo e soprattutto hanno deciso di esternalizzare un'attività così importante come anche l'export per quanto riguarda chiaramente i canali digitali, perché ormai lo sappiamo tutti, viviamo in un'epoca in cui le tecnologie avanzano ad una velocità estremamente rapida e di conseguenza diciamo, la capacità spesso di star dietro a tutte le nuove a tutti i nuovi aggiornamenti, le nuove piattaforme, non è in linea con le dimensioni e con le modalità organizzative di un'impresa. Per cui l'attività consulenziale unita appunto al training costante delle nostre figure fanno chiaramente la differenza anche nella riuscita, perché ricordiamo che iscriversi su una piattaforma B2B lo può fare un'azienda in qualsiasi momento. È chiaro che la differenza lo fa poi nella gestione day by day, quindi quotidianamente, di quella che è l'attività poi di relazione con i visitatori della propria pagina all'interno della piattaforma di Marketplace. Quanto state crescendo? Come Webidoo direi stiamo crescendo tanto, stiamo crescendo bene, fortunatamente insomma siamo tra le startup, io ancora chiamo Webidoo una startup, insomma siamo al nostro quarto anno inoltrato di attività, e questo soprattutto perché il nostro mercato di riferimento, che resta quello delle piccole e medie imprese italiane, ovviamente è un mercato che soprattutto dopo la pandemia esprime un grande interesse verso quelli che sono i nostri servizi, quindi principalmente siamo partiti con l'erogazione di servizi diciamo più di largo consumo per il mondo delle imprese, quindi anche l'e-commerce, adesso con questa specializzazione anche nell'export, quindi per le aziende B2B, ancora una volta abbiamo dimostrato di poter essere un validissimo partner per le aziende, questo ovviamente il mercato ce lo riconosce, quindi cresciamo di anno in anno, come insomma recentemente abbiamo pubblicato anche i numeri di chiusura del 2021, che ci vede con un fatturato di oltre 9 milioni, che è quasi raddoppiato rispetto appunto a quello del 2020. Ma qualcuno mi ha detto che avete vinto un premio, insomma, e vorrei un po' che mi spiegassi che cosa è successo, che premio è. Di recente diciamo siamo anche molto orgogliosi perché Alibaba.com ci ha premiato come miglior partner italiano in ben due attività. La prima è il riconoscimento per più del 50% dei nostri clienti gestiti dello Star Rating, che è appunto un riconoscimento di qualità che ottengono i clienti che lavorano in maniera qualitativa e anche performante all'interno della piattaforma Alibaba.com, e chiaramente lo raggiungono grazie al servizio che gli offriamo noi. E la seconda, altrettanto importante, è invece una certificazione che lavora sul numero di trattative gestite e comunque sul numero di quotazioni inviate ai potenziali buyers, che appunto nel nostro caso sono state superiori a 6.000, e quindi ci siamo posizionati come miglior partner che assiste i clienti italiani nella gestione del digital export. Beh, allora grazie mille davvero Giovanni e voltiamo pagina. Sono qui con Arduino Cascella, che è Manager Solution Architect di Databricks. Perché? Perché volevo un po' capire che cosa fa l'azienda, quali sono le peculiarità, come ruota il mondo dei dati, del data lake, data mesh, analytics e quant'altro. Quindi intanto cominciare, benvenuto Arduino all'ATEC Show e raccontami cosa fa Databricks. Sì, Gigi, con molto piacere. Allora, Databricks si è data come missione di permettere l'accesso alle tecnologie più avanzate di data e intelligenza artificiale per tutte le aziende del mondo, quindi non unicamente quell'1% delle aziende che hanno capacità molto avanzate, decine, centinaia di data scientist, data engineer, ma ogni azienda può avere accesso a una stack tecnologica molto avanzata per poter approfittare degli ultimi sviluppi in machine learning, intelligenza artificiale, data science, per poter portare avanti i loro progetti. Quindi diciamo democratizzare data e intelligenza artificiale per tutti. Certo, ma insomma, democratizzare queste cose non è che così semplice, no? Nel senso che servono delle competenze, vanno trasferite delle conoscenze, no? E quindi qual è il vostro compito? Perché questa penso che sia la parte più ardua. Sì, diciamo che ci sono diversi tipi di competenze, quindi quello che vediamo è che una piattaforma come Databricks permette alle persone che hanno accesso ai dati di concentrarsi sulle loro competenze core, quindi diciamo un data scientist andare a creare gli algoritmi di cui ha bisogno l'azienda per trarre profitto dall'intelligenza artificiale. E se vediamo quello che fanno oggi queste figure nelle aziende, passano 80% anche di più del loro tempo a
amministrare e creare delle piattaforme dati, e quindi molto tempo che non viene speso veramente dove hanno il loro valore aggiunto. Quindi tutte queste cose qui vengono semplificate da Databricks, che offre una piattaforma pronta all'uso nella quale tutte queste cose di basso livello sono già state messe a punto da Databricks, e le organizzazioni hanno a disposizione questa piattaforma semplice, aperta, che permette alle persone di essere molto veloci nel fare questi progetti. Quindi diciamo, togliamo le cose noiose, le cose complesse, e diamo a disposizione una piattaforma pronta all'uso per fare le cose che portano più valore aggiunto. Quindi il valore è nel valore dei dati, no? Quindi riuscire ad avere una base dati importante, questo aiuta. Partiamo da qui? Assolutamente. Diciamo che le organizzazioni è da molto tempo che hanno accumulato una grande mole di dati, quindi questo non ci piove, tutti quanti sanno che c'è valore nei dati. Però diciamo che il dato è un prodotto grezzo, quindi per poter trarre valore dai dati bisogna organizzarli, bisogna pulirli, bisogna poter farne qualcosa. Quindi è vero che il primo punto è avere questi dati, è quello che in genere si chiama il data lake. Quindi le aziende hanno messo moli importantissimi di dati in questi data lake, però molte volte non sono riusciti a trarre veramente il valore dai dati. Quindi è qui che si pone Databricks come soluzione, con la nostra piattaforma Lakehouse, per permettere a questo data lake di diventare qualcosa di fruibile più facilmente da tutte le persone dell'organizzazione che possono avere accesso a questi dati, e valorizzare il dato, quindi passare dal dato grezzo a qualcosa che porta veramente valore aggiunto alle aziende. Il concetto di data lake, no, che è abbastanza giovane, no, tutto sommato, non è che è proprio un lago di dati, no? Quindi è una superficie molto ampia dove vengono raccolti i dati, no? E su questo credo che poi si basa tutta la vostra soluzione, nel senso riuscire poi andare a pescare i giusti dati per poter trovare le soluzioni, no? Quindi su una grande base di dati che poi ogni azienda ne colleziona sempre di più, molti dati sono esterni, no? Quindi credo che questo sia l'altro elemento fondamentale. Assolutamente, diciamo che il data lake è la base, e come hai detto giustamente, il data lake è un concetto che esiste già da molto tempo, e le organizzazioni hanno messo su questi data lake spesso adesso anche nel cloud, altrimenti nei loro sistemi classici. Però si sono resi conto che è molto facile passare da volere avere un data lake a ritrovarsi con quello che chiamano spesso un data swamp, e quindi dei dati che sono sì da qualche parte, però che non possono essere utilizzati in modo corretto o nel modo migliore, perché magari non si sa qual è la qualità del dato, non si sa dove si trova. Quindi l'idea è proprio il passaggio dal data lake al lake house, quello che proponiamo in Databricks, è un'evoluzione, non è una rivoluzione, perché molte aziende sono già nel data lake, ma è dire: sistemiamo un po' i dati che sono nel data lake, formiamo delle tecnologie che possono dare ordine, performance all'accesso a questi dati, ma soprattutto ordine e governance, per fare in modo che questo dato sia fruibile poi da ciascuno nell'organizzazione nel modo migliore. Quindi il passaggio dal data lake al lake house è dire: sì, ci sono queste mole di dati da qualche parte, rendiamole disponibili e facilmente usufruibile in modo collaborativo a più persone nell'organizzazione. Quindi uno dei punti cruciali del Lakehouse Databricks è il fatto che non bisogna essere un esperto della parte, diciamo, più basso livello. Abbiamo delle persone che possono essere dei data engineer che vanno a lavorare su Databricks per preparare questi dati, ma poi abbiamo anche dei data scientist o dei data analyst che vanno semplicemente a usufruire, a utilizzare questo dato. Diciamo che uno dei punti importanti è mettere insieme tutte queste figure intorno alla stessa piattaforma per poterli avere accesso unificato a queste mole di dati che si trovano nel data lake, però adesso organizzate e facilmente fruibili da tutti nell'organizzazione. Allora, io sono andato un po' a studiare cosa fate, no? Nel senso che sono andato a vedere. Intanto, cominciare, avete una valutazione di svariati miliardi di dollari, quindi insomma già questo dà un senso, no, del mercato su cui attingete, no? Ma l'altra cosa che mi vorrei che tu riuscissi a spiegarmi: le aziende italiane quanto sono sensibili e come si approcciano con voi? Allora, Databricks è
presente in Italia da diverso tempo con una base clienti molto importante, quindi l'Italia per noi è un mercato cruciale. Diciamo che recentemente abbiamo fatto un launch ufficiale di Databricks in Italia, quindi abbiamo ogni volta più persone che sono in Italia, parlano italiano e possono avere un po' più di accompagnamento locale per i nostri clienti, ma l'Italia è sempre stato un mercato nel quale vediamo molto potenziale. E parte di questo potenziale paradossalmente viene dal fatto che l'Italia era un po' indietro, diciamo, in questa move to cloud, in questa digitalizzazione, per cui ci sono tantissimi progetti adesso in corso, no, in grandi aziende che stanno migrando o hanno incominciato a migrare sul cloud e vogliono velocemente avere un ritorno su investimento dell'utilizzo di questi dati. Quindi Databricks si pone come acceleratore per queste aziende per poter ridurre il time to value, il time to market e poter fare di più con meno persone in meno tempo. Quindi questo, vediamo una risonanza importante nel mercato italiano delle aziende che vogliono accelerare il loro move to cloud e magari anche colmare questo gap che c'è stato in qualche momento con altri paesi. È che ci siamo spinti molto sulla parte data, no? Nel senso dei dati, dove li mettiamo, cosa ne facciamo, però voi fate molto di più, cioè l'intelligenza artificiale e gli analytics, no? Sono un'altra fonte, insomma, molto importante, cioè i dati sono fondamentali, senza quelli ovviamente non si fa niente, però l'azienda si sta spostando anche, cioè sta lavorando molto sugli altri due vettori. Assolutamente, e diciamo che anche lì un po' paradossalmente Databricks nasce come una società che propone dei notebook nel cloud per poter utilizzare facilmente Spark, che diciamo è uno dei tool che è al centro della piattaforma. Quindi i nostri utenti vengono molto dal mondo del machine learning, della data science, e queste capability sono sempre state presenti nella piattaforma. Quindi per poter fare il meglio e tirar profitto dei dati, anche per algoritmi avanzati di machine learning, ci vogliono questi dati che siano di qualità. Ma effettivamente, una volta che abbiamo impostato questa prima fase di avere molti dati e dati di qualità, quello che si vuol fare alla fine è utilizzare questi algoritmi avanzati. Quindi da questo punto di vista anche lì Databricks punta sulla semplicità, dare accesso a una piattaforma che ha mette a disposizione le librerie open source, le librerie le più utilizzate, per fare in modo che il data scientist o il machine learning engineer, invece di passare molto tempo a mettere insieme, diciamo, fare dell'amministrazione, fare la configurazione, possa velocemente fare il suo lavoro e quindi utilizzare gli algoritmi, le librerie di cui ha bisogno per andare a creare questi progetti di machine learning. Quindi anche lì una grande parte dell'utilizzo di Databricks e sul machine learning e l'intelligenza artificiale, quello che forniamo sono strumenti pronti all'uso per cui si può ridurre il tempo di sviluppo di questi progetti. Tempo di sviluppo che insomma sono sempre progetti molto molto complicati, no? Quindi se posso riassumere, se ho capito giusto così mi aiuti, allora prima peculiarità che è aperta, seconda peculiarità che è semplice, aperta significa anche multi cloud, per capire, cioè aperta a tutte le varie funzioni e opportunità attuali. Sì, diciamo che l'apertura, ci sono due parti nell'apertura. La prima, di cui forse non abbiamo parlato, è il fatto che i blocchi su cui è costruito Databricks sono progetti open source, spesso anche creati da Databricks o portati avanti da Databricks, come Apache Spark, come MLflow, come Delta, quindi basata su tecnologia e standard aperti. La parte multi-cloud effettivamente è molto importante, siamo presenti nei principali cloud pubblici, per cui utilizzare Databricks su un cloud o un altro è qualcosa che dipende da quello che l'azienda vuole fare, ma noi non abbiamo, diciamo, blocchi su questa parte qui. Si può utilizzare anche su diversi cloud allo stesso tempo, avendo un'esperienza che è la stessa su qualunque cloud si vada. Quindi questo è un altro punto molto importante per Databricks. Oggi vediamo la maggior parte delle aziende hanno già una strategia multi-cloud, quindi sono presenti in molteplici cloud, e utilizzare Databricks permette di avere un'interfaccia che sia uniforme in tutte le unità business dell'azienda, quindi si ritrovano Databricks su un cloud anziché un altro, per loro è trasparente, quello che va a fare l'utente finale non cambia, poi i dati possono essere da una parte o dall'altra, però Databricks rimane un'interfaccia unificata, e quindi questo facilita anche molto l'accesso a questi strumenti a organizzazioni complesse che hanno queste strategie multi-cloud. Organizzazioni complesse che significano anche avere
team che non tutti sono nello stesso luogo, no? Quindi anche questa, voi avete una soluzione anche per questo, giusto? Assolutamente. Uno dei punti di forza di Databricks è questa componente collaborativa, quindi poter far collaborare diversi team su un progetto dati nella stessa piattaforma. Quindi la piattaforma Databricks permette di avere questa collaborazione sia sul codice che va a essere utilizzato, sia sullo sviluppo in generale, quindi permette a team, anche team, oggi si parla molto di team distribuiti in diverse parti del mondo, e quindi accedere alla stessa piattaforma per accedere ai dati e quindi poter creare più velocemente i loro progetti. Quindi assolutamente la parte collaborativa è al centro di quello che forniamo con la piattaforma Databricks, e semplificare queste interazioni non solo tra utenti dello stesso tipo, quindi dai data scientist dell'azienda intorno a un progetto, ma anche trasversalmente dal data engineer al data scientist al business analyst, si ritrovano sulla stessa piattaforma e quindi facilita molto il passaggio dall'uno all'altro. Tra l'altro, diciamo, progetti complessi di machine learning, intelligenza artificiale, molta di questa complessità sta nel passaggio da una prova di concetto a qualcosa che è in produzione. Quindi questo passaggio qui viene molto facilitato dall'utilizzare Databricks, dallo sviluppo fino alla produzionalizzazione, e anche lì abbiamo un framework che si chiama MLflow, che è stato integrato dentro Databricks e permette di fare questo passaggio in modo molto, molto semplice e veloce. Quindi... Beh, anche questo è interessante, no? Io dico sempre l'ultima domanda, poi ne ho sempre una nel cassetto. Ma come fate a fare cultura su questi temi? Cioè, vi occupate anche della formazione, coinvolgete, come coinvolgete i clienti su questo, insomma? Perché voi portate tanta innovazione, quindi questo è un elemento importante. Sì, assolutamente. Quindi diciamo che qui ci sono diversi livelli. Innanzitutto, quando lavoriamo con i nostri clienti, vediamo veramente una relazione di partnership. Quindi noi andiamo a portare quelle che sono le best practice. Abbiamo anche la Databricks Academy a disposizione dei nostri clienti, per cui possono formare il loro team. Ci sono tantissimi corsi e certificazioni a disposizione. Abbiamo anche la possibilità di accompagnarli in modo un po' più spinto con nostri consulenti o consulenti dei nostri partner. Abbiamo tanti partner anche in Italia che possono accompagnare le aziende in queste trasformazioni digitali. E poi un ultimo punto, come dicevo, noi nasciamo da tecnologie open source, tecnologie sulle quali sviluppiamo e spingiamo molto, e quindi c'è anche una community intorno a Spark, intorno a MLflow, intorno a Delta Lake, quindi tutta questa parte della community è molto importante, partecipiamo a molti eventi, tra l'altro tra poco c'è il Data and AI Summit a San Francisco, penso sia il più grande, uno dei più grandi eventi Data and AI sponsorizzato da Databricks, e quindi abbiamo tutta questa nozione di comunità intorno a Databricks e i tool che utilizziamo. Mi piacerebbe portarti al Data Management Summit, no? Che io organizzo qui in Italia, quindi adesso poi ci pensiamo, ci organizziamo nelle prossime ore, anche se forse magari è un pochino tardi, adesso non lo so perché qua sto organizzando altri eventi, quindi perdo la testa. Quindi comunque grazie davvero Lino per la chiacchierata, perché è stata veramente molto molto interessante. Poi secondo me ci ha dato anche la possibilità di capire un pochino meglio, no? Quello che fate, perché poi insomma è importante anche riuscire a capire quali sono gli elementi di forza e quali sono le opportunità che si possono cogliere. Quindi grazie davvero e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Late Tech Show. Vi ricordo insomma che potete mandare messaggi, raccontarmi che cosa, quali sono gli argomenti che vi interessano e quali no. Come sapete, questa parte qua la faccio live, se siete in podcast ovviamente non la sentirete così, non è quindi perfetto, ogni tanto magari mi impappino, ma mi faceva piacere tornare a fare un po' un dialogo con voi direttamente live. Ho visto che qualcuno ha apprezzato molto l'intervento di Talent Garden, e quindi mi ha fatto molto piacere che insomma Alessandro è stato bravissimo secondo me nel raccontare l'esperienza di Talent Garden. C'è molta curiosità e devo dire sarebbe stato bello farla live
con Databricks, perché anche lì c'è stato molto interesse sul tema dell'open source. Ci sono 3-4 domande in chat, ho visto, sull'open source, e mi ha fatto molto piacere anche tutto l'interesse che ha scaturito Webidoo con l'internazionalizzazione, quindi andare verso la creazione su Alibaba dei propri store e vendere i prodotti, insomma, in un mercato internazionale. Quindi volevo ringraziarvi tantissimo per essere stati fino a qui. Vi ricordo che c'è l'evento del metaverso, quindi l'Italia Metaverse Biz Summit il 15 giugno, che se mettete l'Etech Show quando comprate il biglietto entrate completamente gratis. Quindi ve lo ricordo ancora una volta. Non mi resta altro che a questo punto che darvi appuntamento alla prossima settimana, anche se in base ai miei impegni non sono certo di riuscire a fare la puntata. Ciao a tutti e grazie.